Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, affinché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma, e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà, affinché me la scambi con la divina volontà, e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore, noi ti glorifichiamo. Dal Libro di Cielo, volume 17, 15 marzo 1925. Mi stavo tutta fondendo nel santo volere divino, ma mentre ciò facevo sentivo tutta l'amarezza della privazione del mio dolce Gesù, e per quanto quasi abituata a soffrire l'assenza di Lui, per ogni volta che sono priva è sempre nuova la pena. Mi sembra che ogni volta che resto priva della vita, della mia vita, Gesù mi mette un grado di più di dolore e io sento più al vivo la pena della sua lontananza. Oh, come è vero che in Gesù sono sempre nuove le pene e nuove le gioie. Ora, mentre mi abbandonavo nella sua volontà, il mio amabile Gesù è uscito una mano da dentro il mio interno, tutta piena di luce, ma nella sua c'aveva anche la mia, ma tanto immedesimata nella sua che a stento si scorgeva che invece di una erano due mani trasformate insieme. E Gesù, compassionando la mia estrema amarezza, mi ha detto: figlia mia, la luce della mia volontà ci trasforma insieme e vi forma una sola vita. La luce si fa via ed il calore che contiene la luce svuota, consuma tutto ciò che può impedire l'immedesimazione con la mia vita e farne una sola. Perché tanto ti affliggi? Non senti in te questa mia vita, non fantastica ma reale? Quante volte non senti in te la mia vita operante, altre volte sofferente, ed altre ti riempio tanto che tu sei costretta a perdere il moto, il respiro, le facoltà mentali, e la tua stessa natura perde la sua vita per dar luogo alla mia? E per fare che tu potessi rivivere sono costretta ad impicciolirmi in te stessa,
per farti acquistare il moto naturale e l'uso dei sensi, ma sempre dentro di te rimango. E non vedi che ogni qualvolta mi vedi, è da dentro il tuo interno che mi vedi uscire? Dunque, perché temi che io ti lasci, se tu la senti questa mia vita in te? Ed io, ah mio Gesù, è vero che sento un'altra vita in me, che opera, che soffre, che si muove, che respira, che si distende in me, ma tanto che io stessa non so dire ciò che mi succede. Molte volte credo di dover morire, ma come quella vita che sento in me si impicciolisce, ritirandosi dalle braccia, dalla testa, io incomincio di nuovo a rivivere. Ma molte volte non ti vedo, ti sento, ma non vedo la tua amabile presenza, ed io temo, e ho quasi paura, di quella vita che sento in me, pensando chi potrà essere colui che tiene tanta padronanza in me, che io mi sento un cencio sotto il suo potere, non può essere anche un mio nemico? E se mi voglio opporre a ciò che lui vuol fare in me, si fa tanto forte ed imponente che non mi cede un atto della mia volontà, ed io subito gli cedo la vincita su di me. E Gesù, figlia mia, solo la mia volontà tiene questo potere di formarsi una vita nella creatura. Si intende che l'anima mi abbia dato chissà quante volte prove certe che vuol vivere della mia volontà, non della sua, perché ogni atto di volontà umana impedisce che si compia questa mia vita. Ed è questo il più grande prodigio che sa operare la mia volontà, la mia vita nella creatura. La sua luce mi prepara il luogo, il suo calore purifica e consuma tutto ciò che potrebbe essere disdicevole alla mia vita e mi somministra gli elementi necessari per poter sviluppare la mia vita. Perciò lasciami fare affinché possa compiere tutto ciò che ha stabilito la mia volontà su di te. 9 aprile 1925. Dopo molti giorni di amarezza e di privazione, il mio dolce Gesù mi ha trasportato fuori di me stessa e, prendendomi fra le sue braccia, mi ha messo sulle sue ginocchia. Oh, come mi sentivo felice dopo tante privazioni ed amarezze nel grembo di Gesù. Ma però mi sentivo timida, senza volontà di volere nulla, di dire nulla, né con quella confidenza mia solita di una volta che tenevo con Gesù quando era con me. Gesù me ne faceva tante, mi stringeva forte a sé da farmi soffrire, mi metteva la mano sulla bocca quasi togliendomi il respiro, mi baciava ed io nulla, non gli davo nessun ricambio, non avevo voglia di fare nulla. La sua prima azione mi aveva paralizzata e resa senza vita. Solo che lo facevo fare, non mi opponevo a nulla, ancorché mi avesse fatto morire, non l'avrei fiatato. Onde Gesù, volendo che io dicessi qualche cosa, mi ha detto: piccola figlia mia, dimmi almeno, vuoi che il tuo Gesù ti neghi tutta, tutta? Ed io, fa come vuoi tu. E lui, prendendo in mano un filo, faceva passare quel filo intorno alla mia testa, davanti agli occhi, alle orecchie, alla bocca, al collo, insomma tutta la mia persona, fino ai piedi. E dopo mi ha soggiunto, guardandomi con occhio penetrante: com'è bella la mia piccola figlia, legata tutta da me. Adesso sì che ti amerò di più, perché il filo della mia volontà non ti ha lasciato nulla che tu potessi fare, senza costituirsi essa vita di te, di tutta te. E questo ti ha aggraziato tanto da renderti tutta speciosa e bella agli occhi miei, sicché la mia volontà tiene questa virtù e potenza da rendere l'anima ad una bellezza così rara, così speciosa, che nessun altro potrà uguagliare la sua bellezza. Tanto è affascinante che attira il mio occhio e l'occhio di tutti a guardarla e amarla. Detto ciò, mi sono trovata in me stessa confortata e rafforzata, sì, ma sommamente amareggiata, pensando chissà quando sarebbe ritornato. E neppure gli avevo detto una parola del mio duro stato, quindi mi sono messa a fondermi nel suo santissimo volere, del mio amabile Gesù, e è uscito da dentro il mio interno, e formava intorno a me una nube di luce. E Gesù poggiava le braccia sopra quella nube e guardava tutto il mondo. Tutte le creature si sono fatte presenti dal suo sguardo purissimo, e oh, quante offese da tutte le classi di persone ferivano il mio dolce Gesù, quante trame, quanti inganni e finzioni, quante macchinazioni di rivoluzioni, tenendosi pronti con incidenti improvvisi, e questo attirava i castighi, tanto che città intere restavano distrutte. Il mio Gesù, appoggiato a quella nube di luce, tentennava la testa e restava amareggiato.
e fin nell'intimo del cuore, e voltandosi a me mi ha detto: figlia mia, guarda lo stato del mondo, è tanto grave che solo attraverso questa nube di luce posso guardarlo, e se lo volessi guardare fuori di questa nube lo distruggerei in gran parte. Ma sai tu che cosa è questa nube di luce? La mia volontà operante in te e i tuoi atti operati in essa. Quanti più atti fai in essa, tanto più grande si fa questa nube di luce, che serve a me di appoggio e di farmi guardare con quell'amore con cui creo l'uomo la mia volontà. Essa mi mette un incanto alle mie amorose pupille, facendomi presente tutto ciò che feci per il suo amore, mi fa nascere in cuore una volontà compassionevole e mi fa finire col compatire colui che tanto amo. A te poi serve questa nube di luce in modo meraviglioso, ti serve di luce tutto l'essere tuo, ti si mette intorno e ti rende estraneo alla terra, non permette che entri in te nessun gusto di persone o di altro, anche innocente, e mettendoti a te un dolce incanto alle tue pupille, ti fa guardare le cose secondo la verità e come le guarda il tuo Gesù. Se ti vede debole, questa nube ti si serra d'intorno e ti dà la sua fortezza. Se ti vedi inoperosa, entra in te e si fa operante, anzi gelosa al sommo con la sua luce. Entra la sentinella perché tu nulla faccia senza di essa, e essa nulla faccia senza di te. Dunque, figlia mia, perché tanto ti affliggi? Lascia che la mia volontà faccia in te e che non le conceda nessun atto di vita alla tua volontà, se vuoi che si compiano in te i miei grandi disegni. Bene, abbiamo ascoltato questi due brani dove c'è reso conto di alcune percezioni straordinarie, ecco, mistiche, se vogliamo chiamarle così, di Luisa, nel primo dei brani, e nel secondo lo stesso, c'è qualcosa di simile, nel senso attraverso la doppia immagine, prima del filo che lega completamente la persona di Luisa, poi di questo sole che Luisa stessa vede uscire dal suo interno, ci sono delle immagini evidentemente che poi Gesù in parte spiega, quindi per noi da comprendere, decodificare, tenendo presente che quando vediamo queste cose dobbiamo sempre fare il passaggio mentale dallo straordinario all'ordinario, cioè pensare che analoghe cose accadano, evidentemente in maniera differente, anche nelle anime che non godono di tali straordinari favori. Cioè la frase di Gesù: non senti in te questa mia vita non fantastica ma reale, è universalmente vera, anche quando non avessimo dei riscontri, diciamo così, sensibili, tangibili, della verità e della realtà di questa vita e non della sua dimensione meramente immaginaria. Ci troviamo sempre nella condizione di estrema privazione, poi tra l'altro dal primo e il secondo brano, dal 15 marzo al 9 aprile, passa quasi un mese, quindi possiamo immaginare questa donna innamorata di Gesù come potesse stare quasi un mese senza contatti con il Signore, no? Possiamo immaginare da un lato e non possiamo immaginarlo dall'altro, insomma, no? Perché bisognerebbe avere idea, ecco, di che cosa sia stare in quel modo straordinario con Gesù. Quindi sotto questo punto di vista non possiamo immaginarlo, possiamo fare uno sforzo, quindi immaginando quanto fosse una cosa assolutamente bellissima, renderci conto che quasi un mese è abbastanza, insomma, no? Quindi sicuramente stava molto provata.
Allora, andiamo piano piano a vedere Gesù cosa dice, no? Primo brano. Due mani trasformate insieme, che non erano più due, ma erano diventate una. Questa è un'immagine davvero assolutamente utile, espressiva, calzante proprio. Nel senso di dare un'idea di cosa significa appunto vivere nella divina volontà e non semplicemente farla. Da due si diventa una cosa sola. Sembra sentire l'eco di quelle parole che Dio pronunciò nella Genesi, dopo aver creato l'uomo e la donna, no? Se noi mettiamo dietro l'uomo e la donna, ecco, Dio e l'anima, dice. Non sono più due, ma una carne sola. Ecco. Carne non nel senso evidentemente corporeo, ma nel senso biblico. Carne è come dire, l'umanità nella sua dimensione ancora in cammino, ecco. Quindi, fragile e debole della vita terrena. Ecco, ma in questa fragilità e debolezza si instilla, ecco, questa profondissima unità tale da diventare fusione. Gesù poi spiega una cosa bellissima, a parte il fatto le delucidazioni particolari, insomma, con cui lui stesso spiega come viveva dentro Luisa, no? Cioè, che lei stessa dice delle volte io sento un'altra vita in me, che opera, che soffre, che si muove, tanto che io stessa non so dire che succede, mi credo di dovere morire, cioè, immaginiamo se noi sentissimo dentro di noi veramente, proviamo a immaginarsi un'altra vita, un altro cuore che batte, insomma, un altro qualcuno che respira, un altro qualcuno che si muove, insomma, cioè, sarebbe una cosa un po' particolare, no? È chiaro che sono percezioni straordinarie, che, di cosa? Della presenza di Gesù nella sua vita, nella sua anima, dentro di lei. Quindi non è semplicemente, come dire, quello che tutti quanti i battezzati vivono, no? Noi abbiamo, dice la Chiesa, l'inabitazione trinitaria attraverso la grazia, quindi una realtà davvero portentosa, stupenda. È per questo che dovremmo comprendere quanto è importante vivere sempre in grazia di Dio e conservare la grazia, no? Ecco, ma qui c'è proprio la vita di Gesù che si forma nella creatura. Dice, figlia mia, solo la mia volontà tiene questo potere di formarsi una vita nella creatura. E come facciamo, ecco, a dare vita alla divina volontà in noi? Cercando di farla sempre di più e cercando di moltiplicare sempre di più gli atti che facciamo in essa. Da quello che si capisce dagli scritti, non abbiamo altra possibilità, no? Gesù spiega quando è che questo accade. Quando l'anima mi abbia dato chissà quante volte prove certe che vuole vivere della mia volontà, non della sua. Attenzione, qui è Gesù che chiede prove certe, eh? Quindi capite che questo è un rapporto, capiamo che questo è un rapporto che riguarda me e con me ci sei anche tu, però nel tuo rapporto personale, me e Gesù. Cioè, Gesù vede in me uno che gli ha dato prove certe, non chiacchiere, non pii desideri, non velleità o auspici, ma prove certe, quindi fatti dimostrati, fatti provati quando costa, quando la divina volontà si mette dinanzi delle cose dove dirgli fiat ti fa spaccare il cuore in mille pezzi, insomma, ecco. A pezzi sbriciolato. Ecco, quindi. Prove certe che vuole vivere della mia volontà, non della sua, perché ogni atto di volontà umana impedisce che si compia questa vita. Ecco perché noi dobbiamo stare sempre attenti e vigilare sui nostri atti di
volontà umana, che sono quelli che in continuazione dalla mattina alla sera gli esseri umani compiono, no? Io vedo nella, come dire, nei contatti pastorali, chiamiamoli così, no? Già quando si esorta qualche anima che magari sta in difficoltà, sta in un momento di prova, ecco. E quindi cominciano lamenti, per carità, tutte cose umanamente comprensibili, a dire stai tranquillo, stai sereno, abbandonati al Signore, non temere, non avere paura. Sì, ma come faccio? Io però sono essere umano, io qua come faccio a non avere paura? La paura è qualcosa di spontaneo, di normale, non ce la faccio, ecco. Senza evidentemente voler giudicare nessuno, no? Quindi questa è una situazione tipica, ma se ci orizzontiamo su queste coordinate, se ci mettiamo in queste condizioni, questi atti di volontà umana stanno impedendo che nasca la vita della volontà divina in noi. E quindi che succede? Succede che proprio quelle cose di cui ci lamentiamo continueranno ad attanagliarci, a farci soffrire, quindi continueremo a lamentarci, continueremo a stare male, eccetera, eccetera, perché la volontà umana non produce altro che miserie, sofferenze, passioni, debolezze, imperfezioni. E appunto, la paura che cos'è? La paura è una passione, dicono i maestri di spirito sulla scorta dell'antropologia già aristotelica, no? La paura è una delle 11 passioni. Cosa vuol dire passione in greco? Passione lo capiamo anche dal termine patire, no? Se tu stai patendo, da passione deriva anche passivo, no? Quindi è una cosa che tu subisci e contro la tua volontà, però ne resti travolto. Cioè, non è che uno dice adesso voglio avere paura e quindi si autoprovoca da solo la paura. No, la paura ti nasce dall'interno, d'accordo? E dinanzi a qualche cosa che temi, ti fa sta male, ti travolge oltre che ti coinvolge e ti getta appunto in quello stato pessimo di turbamento e di agitazione che prova un'anima che ha paura. E come si vince questa cosa? Se dovessi camminare in una valle oscura, dice il Salmo bellissimo, il Signore mio pastore, non avrei alcun timore, non temerei alcun male, perché tu sei con me, punto. Non c'è altro modo per vincere la paura, perché magari il pericolo è reale, perché magari il problema è reale, non è immaginario. Ma io ci credo che Dio esiste, ci credo che Dio provvede a me, ci credo che Dio è presente, ci credo che Dio è onnipotente, ci credo che Dio non farà succedere nulla a me che non sia disposto dalla sua volontà, che se anche dovesse succedere quella cosa che temo, è bene che succeda, il Signore mi aiuterà ad affrontarla, a vivere e porterà sicuramente, insieme forse a qualche sofferenza, che la nostra vita cristiana è costellata di grossi, insieme a qualche sofferenza frutti di abbondantissima vita, grazia, benedizioni. Allora, questo per fare sempre gli esempi concreti, che significa mi deve dare prove certe che vuol dire della mia volontà, non della sua, perché ogni atto di volontà umana. Allora, ti trovi in situazioni di questo genere, qual è la prova certa? Che Gesù lo sa quello che stai vivendo dentro il cuore, lo sa che senti la paura, lo sa che sei preoccupato, lo vede, ma vede anche come tu reagisci dinanzi a queste cose. Perché se tu combatti, dici, no, non c'è niente di cui preoccuparsi, Gesù mio, non c'è niente, io mi fido di te, io confido in te, io lo so che tu esisti, io lo so che tu mi ami, lo so che mi vuoi bene, lo so che non permetterai nulla nella mia vita che accada che possa farmi realmente del male, perché tu mi ami, perché tu ci sei e perché comandi tu, perché sei tu l'onnipotente, non comanda nessun altro al di fuori di te. Che cosa pensiamo che pensi Gesù vedendo una persona che reagisce in questo modo? Pensa, finalmente comincia a vedere qualche cosa
di solido, di vero, di buono, di fondato, ecco. Di sodo. Ecco. Quindi c'è qualcuno che non è che dice la mia volontà, c'è qualcuno che comincia a fermare le pazzie dell'umana volontà, a stopparle e ad abbandonarsi in me. Per essere molto concreti, no? Perché io amo sempre, se possibilmente, delle volte forse esagerando anche un po', fare qualche esempio, perché altrimenti queste cose rimangono belle parole, certamente molto avvincenti, ma campate un pochino in aria, che non diventano vita. Se non si mettono in pratica, stiamo perdendo tempo facendo le meditazioni sulla Divina Volontà o ascoltandole. Perché queste non sono cose fatte tanto per farle, no? Appunto per fantasticare cose sante e divine, ma sono cose che devono diventare reali nella nostra esistenza, devono diventare vita. E la Divina Volontà deve, come dire, prendere vita nella creatura. Gesù dice: questo è un prodigio, ma è un prodigio che si realizza se e nella misura in cui l'anima mi dimostra, non semplicemente chiacchiera, mi dimostra che vuole vivere della mia volontà e non della sua. Allora chi ha questo desiderio deve sapere che il nostro Signore ti metterà dinanzi delle prove dove attende che tu gli dimostri che non stai chiacchierando, ma lo vuoi sul serio. Noi sappiamo che c'è una differenza tra prova e tentazione, perché le prove ce le mette davanti il nostro Signore, come quella dell'Eden, d'accordo? E come quella di Abramo, no? Quando comincia la prova. Come quella di Maria. All'annunciazione, certamente la Madonna ricevette anche una prova. Che fai? Come quella che ricevette appena concepita. Cosa vuoi fare? La tua volontà o quella mia? Le prove vengono da Dio, perché Dio vuole che noi davanti a Lui, esercitando la nostra libertà, gli diciamo: tu sei il mio Dio, io voglio fare quello che vuoi tu, non a chiacchiere. Devi dimostrarla questa cosa. Le tentazioni sono da Dio permesse, invece vengono dal diavolo, non per, come dire, confermarci autenticamente davanti a Dio, ma per trascinarsi verso il male. Anche qui il Signore le permette, perché vinta la tentazione sarà comunque una dimostrazione anche a Dio che tu vuoi stare dalla sua parte, e sarà un dare un pestone a colui che ha la facoltà di tentare gli esseri umani, proprio perché la loro libertà sia un fatto reale, non sia un fatto semplicemente teorico. Perché se io non potessi fare altro che il bene e non ci avessi qualcuno che ogni tanto non mi tenta al male, Gesù nel Vangelo direbbe: quale merito ne avrete? Quale merito ne avreste? E Dio vuole che i meriti ce li abbiamo, Dio vuole che per darci grandi doni che ha in serbo per noi, sia nell'altra vita come anche in questa, cioè la vita della Divina Volontà, figliolo mio, tu liberamente, con tutto il cuore, devi aderire a Lui e a quello che Lui vuole. A fatti, non a chiacchiere. Ecco, poi c'è questa bellissima cosa. Luisa ritrova Gesù e dice: guarda, ero talmente come un morto che ha appena ripreso la vita. Lui ha cominciato a farmi un sacco di cose, dice, a mettermi la mano in bocca, a togliermi il respiro, a baciarmi, eccetera, eccetera. Io non facevo nulla, dico: fa tutto quello che ti pare, guarda, sono talmente contento che stai qui, fa quello che vuoi, io non ce la faccio manco a contraccambiare. E allora in questo contesto che c'è questa caruccia, scenetta del filo della Divina Volontà, che ci fa comprendere cosa? Lo spiega a Gesù, che lo stadio maturo della vita nel Divino Volere è quello in cui non facciamo più nulla, ma se significa nulla, perché gli occhi, le orecchie, la bocca, il collo, fino ai piedi, tutta la persona, nulla fuori della Divina Volontà, niente. E quella nube di luce, che è l'altra immagine del secondo brano, Gesù spiega:
La mia volontà operante in te che cosa produce? E i tuoi atti operati in essa. Ecco il nostro operare nella divina volontà. Che cosa produce questo? Due cose. Questo ormai lo dovremmo sapere. Gesù aveva fatto vedere a Luisa tutti i peccati del mondo, le offese, le trame, gli inganni, le macchinazioni di rivoluzioni, tutto questo provoca la divina giustizia, attira i flagelli e i castighi divini. E chi le ferma queste cose? L'operare nella divina volontà. Allora, tutto questo crea, numero uno, un appoggio a Gesù. È come una sorta di scudo, cioè guardando attraverso questa nube non distrugge i peccatori. Come quando, una cosa simile la troviamo nella Bibbia, no? Quando Abramo, quando Dio voleva distruggere Sodoma e Gomorra, dice: senti poi, ma guarda che ci saranno almeno 30 giusti, 20, 10, no? Quel famoso bellissimo brano dove Abramo contratta, no? Il problema è che poi Sodoma e Gomorra sono state rase al suolo perché non c'era nessuno che si potesse, insomma, costituire da garante, no? Basterebbe un'anima che vive bene nella divina volontà per, come dire, per ergere un bello scudo dinanzi alla divina giustizia, no? Per, tra virgolette, costringere, ecco, Dio a guardare l'uomo attraverso questo schermo e così farlo, come dire, diventare compassionevole nonostante tutto quello che noi ci meritiamo. Questo è il primo effetto, ma c'è anche un secondo effetto, perché questa nube di luce, quindi c'è un effetto che va fuori di noi, ma c'è anche un effetto che va dentro di noi. Ecco perché dobbiamo operare costantemente nella divina volontà, cioè ti si mette d'intorno questa luce e ti rende estranea alla terra e non permette che entri in te nessun gusto di persona o di altro, anche innocente. Questo è il famoso distacco, che è un requisito fondamentale per poter vivere in pienezza la vita nella divina volontà. Distacco significa che tutto quello che noi viviamo, tutte le cose anche belle, anche, come dire, belle da un punto di vista di ciò che accade, che la vita ci pone dinanzi, persone gradevoli, persone amiche, persone simpatiche, cose belle della vita, diletti gradevoli e leciti, tutto quello che di bello, che di buono, che di gradevole c'è nella nostra esistenza, va bene, ma questo bisogna vivere nella divina volontà. Nessun gusto di persona o di altro, cioè non ci deve attaccare. Cioè, qualunque cosa noi stiamo vivendo, dobbiamo essere sempre pronti che se Dio ci dicesse stop, subito, questa cosa non la voglio più per te, voglio che te ne privi immediatamente. E anche qui, una chiacchiere, d'accordo. Ed è per questo che per fare qualche piccola esercitazione, un po' come i militari, ogni tanto, specie nei periodi più indicati, no? La quaresima, anche il mese di maggio se vogliamo, è bene fare qualche cosa che ci piace, che ci diletta, rinuncio, me ne privo, per amore del Signore, dicendogli: guarda Signore mio, facendolo con questo spirito, no, ti faccio questo piccolo sacrificio, certamente poi, terminato il periodo in cui mi sono impegnato, lo riprenderò, ma questo, oltre che offrirti questo sacrificio, ti stia a significare che qualora tu non volessi, è sempre tutto a tua disposizione. Non a chiacchiere, non a chiacchiere, ma a fatti. Ecco, perché oggi veramente al Signore sembra veramente dirci in due parole: figlio mio, fatti, niente parole. Le parole, per carità, servono a comunicare, ma solo quando comunicano il reale, e il reale è quello che è realmente fondato sulle nostre autentiche determinazioni e dimostrato dai fatti della nostra vita.
Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a vivere il cuore della meditazione di oggi. I fatti e non le parole, come tu costantemente facesti, ecco, dare al Signore la prova certa, darne tante, ecco, tante, più che possiamo, che il nostro desiderio di vivere nella sua volontà non è un pio desiderio, non è una velleità, non è una cosa campata in aria, teorica, non corrispondente alla realtà di ciò che vogliamo, e quindi capace di spingersi fino a qualunque sacrificio, a costo di qualunque sacrificio, ecco, come è stata per la tua esistenza. Aiuta e aiuta tutti coloro per i quali, come tu, leggi nel cuore, come lo fa anche Gesù, ecco, per tutti coloro che questo, perché questa vita non è appunto una verità, non è un sogno o un qualche cosa di lontano, ma realmente un profondo desiderio operativo del cuore. Ecco. Fa che per essi presto possa diventare piena e perfetta realtà. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.